Prima di addentrarci nuovamente all'interno del fiume e rifarci tutto il giro, siamo già qui a quest'isoletta, andiamo a farci un giro anche lì. Un'altra isola ai confini del mondo e appena scesi neanche il tempo di dire ho toccato terra. Bravissimi noi che saliamo di livello. Chissà come vivono questi paesi al confine del mondo con le cascate che vanno verso l'infinito. Chissà cosa succede per davvero se cadi verso il vuoto. L'isola sud-ovest di Ateca. Il mare ad ovest di qui diventa una cascata enorme. A vedere un tale spettacolo si apprezza la maestosità della natura. Eh beh, certo. Fammi indovinare, questa cassa devo buttarla in acqua per caso? Anche perché lì abbiamo ancora un sasso che dobbiamo usare levitazione. Quindi ipotizzo di poterci fare ben poco. Ecco qua. Prima avrei dovuto spostare questo. Non c'è niente a ovest di qui ed è pericoloso, non dovresti andarci. Se tu mi dici di non andarci, allora mi invogli ancora di più ad andarci. Psicologia inversa. Bravo, bravo. Vediamo una volta spostato se rimane fermo. Ecco qua. Vediamo dove finiamo. Tac, c'è nulla? No. Tac, c'è nulla? No. Ah, un'altra scaglia di drago. Vabbè, vabbè. E basta? Non possiamo fare nient'altro? Peccato. Dunque, qui ci dovremo tornare quando avremo levitazione. Un po' come gli Alam quando torneremo che avremo forza per colpire il tronco. Ma visto che già ci siamo, io proverei anche a vedere, tipo queste isolette, se possiamo farci qualcosa. Ok, qua siamo di nuovo nel vecchio continente vicino a Narimbe. E credo che non ci sia nulla che già non avevamo visitato. Esatto, perché c'era il ponte. Qui invece abbiamo delle isolette con niente sopra, giusto? Sono rimaste solamente le isolette vicino alla torre di Tundara. Vediamo se c'è qualcosa. Anche qui mi sa nulla di interessante. Dunque, abbiamo la possibilità allora di rientrare già qui oppure visitare ancora queste zone inesplorate. Ad esempio, quest'altra isoletta. Io farei tutta la costa e poi proverei ad entrare qua dentro. Vediamo se troviamo qualcos'altro. Volendo provare, possiamo entrare qui e vedere se arriviamo da qualche parte nel vecchio continente. Qua siamo a Kibombo, che poi tutto sto giro ci serve anche per livellare, quindi di conseguenza non stiamo neanche sprecando alla fine tempo facendo cose inutili. Ok, qui è chiuso, però posso andare a piedi. Dipende più che altro dove finiamo. Questa è la roccia del magma. Ah, questo era inatteso, però abbiamo bisogno di levitazione. Non me l'aspettavo. Vabbè, almeno abbiamo il segnalino. Bisognerebbe vedere cosa c'è anche qui, ma mi sa nulla. Va bene, va bene. Qui invece siamo a Campo Gondwan. Beh, qui ci sono già delle tombe, magari troviamo qualcosa. E qui abbiamo un oggetto con una medaglia di gioco. Va bene. Peccato, non è nulla di eccezionale. A meno che... Aha, ti pareva. Vediamo che cosa nascondono. Un'armatura? No, dell'altra polvere stellare. Poverini, abbiamo derubato sto povero villaggio di due persone. Per cosa poi? Ecco un'altra spiaggetta accanto a dove eravamo prima. Solo che per raggiungerla abbiamo dovuto costeggiare tutto quanto. E c'è un ponte per passare. Bravissimo che sale di livello. Sai chi è che da un po' che non sta facendo più colpi critici? Proprio Jenna. Eppure non è che abbiamo cambiato il suo setup. Anzi, aveva molta meno fortuna prima. Se gli mettiamo uno di fuoco, diventa furiosa. E se te ne metto due? Diventi barbaro di nuovo. Ok, no. Ok, al momento non ci conviene ancora. A meno che noi torniamo ninja, diventiamo più veloci, lei diventa furiosa, ci perdiamo 6 di attacco. Non è granché. Ci perdiamo un bel po' di vita però. Vabbè, andiamo ad equilibrare con tutti gli altri. Ho fatto un po' di scambi con quelli di Marte e questi qua di Venere, così tutti hanno delle statistiche aggiustate, tra cui noi che adesso abbiamo di nuovo 10 di fortuna. Più che altro volevo capire, tu Jenna, che cosa ti diventando furiosa? Influsso. Non so che cosa faccia, ma 19 pp sembra forte. Spero sia un'evoluzione di Meteor Colpo. Sì, è un'evoluzione di Meteor Colpo che fa molto più danno. Perfetto. Lo immaginavo, però sono contento di averlo scoperto. Ok, no, non c'era nulla. Peccato. Vediamo invece quanto fa da sola con un colpo normale.
164, ok, non è male. Sì, che alla fine noi che siamo, diciamo, ninja, ci conviene meglio che essere samurai. Perché essere samurai ci abbassa la fortuna, ci aumenta l'attacco, ci diminuisce la velocità, ma ci aumenta la difesa. Capiamoci, ok. Però per Felix mi sa che la velocità gli conviene molto di più. Ok, se questa spiaggia era dove siamo arrivati adesso, proviamo queste ultime due spiagge e arriviamo a quest'isola. L'importante è che Sara, bravo Pierce che sali di livello, sia sempre più veloce. Uno adesso per curarci, ma due anche per impattarci. Madonna mia, con 12 di fortuna Megiddo ne spariamo veramente aiosa. Jenna per qualche motivo non ne spara più, nonostante la fortuna non sia cambiata. Siamo arrivati a un villaggio che è... Loho. Benvenuto allo Ho-Ho! Qui scaviamo per estrarre ogni tipo di metallo. Proprio questi metalli furono usati per costruire le rovine. Ottimo. E tra l'altro lì c'è un digin di vento. Dobbiamo riuscire a saltellare. Quel muro sembra indistruttibile. È parecchio che cerchiamo di perforarlo. Siamo certi che dall'altra parte ci siano molti metalli preziosi. Questo muro o questo? Cioè, intendi... Ah, questo muro, proprio col cannone. Sembra vuoto. Volete questo cannone? No. Tutto ciò che vogliamo è l'abbattimento di quel muro. Se qualcuno lo fa, glielo daremo. Va bene, grazie. Io intanto voglio solo quel digin, ma credo proprio che lo otterremo solo quando loro avranno ottenuto quello che vogliono, ovvero rompere il muro. Che cosa c'hai di nuovo? C'hai il bracciale mistico che cura i problemi. Anche la mia depressione? Tu hai guanti lavorati, eppure tu? Beh, lo darei a Sara, che così gli aumentiamo un po' la difesa. Sì, di quegli 8 punti di attacco, vabbè. Trasporta troppa roba, pensa un po', tieni. Vuoi attivarli? D'accordo. E i guanti lavorati? Tieni. Datemi tutto quello che avete di buono. Altra città da rivisitare più avanti. E abbiamo trovato un'altra grotta, che magari c'ha un'altra lastra. La caverna dell'Angara. E c'è una porta chiusa. No, non è vero. D'accordo. Oh, sì, c'è una lastra. Ma, ovviamente, abbiamo bisogno di spostamento. Altra zona da visitare la prossima volta. Ok, quindi tutta questa parte che stiamo già facendo, siamo molto in là. Questo mi fa chiedere, ovviamente, se anche l'isola di ghiaccio sia da visitare più in là. Eccoci all'isola freddina, dove c'è una casina con un igloo. E siamo all'isola Iberna e c'è... Me lo ricordo come nel primo gioco un digi messo in questa posizione, ma sono abbastanza sicuro che non ci arriveremo. Se vuoi superare i ghiacciai del mare settentrionale ti serviranno le sfere di magma. Nascono dai vulcani, il posto migliore per trovarle è la roccia del magma sud. Grazie. Tanto tempo fa commerciavamo con un villaggio di nome Proxia Nord, ma il mare gela d'inverno e con il tempo è diventato impossibile raggiungerlo. Eh certo, signora. Chi glielo fa fare? C'è una mela lì, che però ovviamente non possiamo prendere finché non abbiamo presa. E chi ha presa? Non noi. Tac tac tac, ecco fatto. No, sai che forse il digin lo prendiamo? Dai, tiè, vai di là. Dai che ci arriviamo allora. Bello un digin facile facile. Vieni con noi. Vengo con voi allora. Gel. Che fai, Gel? Allora, prima di tutto, su di lui non gli cambia nulla, gli aumenta solo le statistiche, ok? E indebolisce l'attacco del nemico. Benissimo, benissimo. Adesso non so come si comporterà il gioco se troviamo altri digin. E, credetemi, è probabile che succederà. Ottimo, abbiamo fatto benissimo a venire da queste parti. Non ci rimane altro da fare che avvicinarci a queste coste. Ed eccoci già arrivati. Questa... è una spiaggia buona dove approdare? Credo di no, credo sia meglio l'altra. Però facciamo così. Entriamoci e facciamo più veloce, così capiamo subito dove è meglio andare dove. Eccoci qua, ci dobbiamo parcheggiare. Allora, la nave la lascerei qui a metà, così se dobbiamo andare da una parte all'altra, saltiamo. Che culo, che culo! Piccolo bastardo che attacca per primo, tra l'altro. Allora, beccati sta distruzione, tu beccati l'influsso, tu grandi impattaci e tu, non lo so, giga squarcialo. Non me l'aspettavo per un cazzo di trovarne uno. Distruzione. 306. Ok, 159. Aia, fa male, fa veramente male. L'abbiamo devastato, 305. Ok, e ora... Ti prego non scappare. Bella, yes. Ok, in teoria non ci dovrebbero essere problemi ora.
Petra. Che bello. Si è appena esteso. Fantastico. Tramuta il nemico in pietra. Se ce lo attiviamo, ci aumenta le statistiche. Ok, se glielo diamo a lei, gli aumenta le statistiche. Ok, è stato un bel giro. Bravo noi che saliamo di livello. Quanto siamo? Aspetta, siamo al 33. E da questo lato abbiamo trovato un'altra caverna. Che forse, esatto, ci unisce questi due pezzi qua. Questo vuol dire che il ponte che era qui ci fa andare da questa parte. In teoria è la stessa spiaggia che c'è qua. Questo vuol dire che non ci porta da nessuna parte. Anzi, forse ci fa fare solo il giro più lungo per arrivare da questa parte. D'accordo, adesso ci entriamo nella caverna. Ok, qui non c'è più nulla da fare. Questo vuol dire che dall'altra parte, ovvero dalla spiaggia accanto, arriviamo probabilmente da un altro pezzo, ovvero tutto questo qui. Questo vuol dire che anche questa parte è divisa e forse si conclude tutto qui in questo pezzo. Quindi è diviso in tre zone, se non addirittura quattro. Allora, uno, tutto il pezzo dove arrivi qua nella caverna. Due, questo pezzo qua. Tre, questo pezzo qua. D'accordo? D'accordo, entriamo nella caverna. Vediamo dove finiamo. O meglio, vediamo se possiamo proseguire. Iniziamo andando di qua. E ok, questo è uno shortcut. Di qua invece? Oh, di nuovo levitazione, per favore. Non dirmi che è un'altra zona che dobbiamo fare più avanti. Mi sembra strano, eh. Però, sai che forse no? Forse serve per avanzare, diciamo, tipo in queste parti qua, ma non è fondamentale. Adesso vediamo. Esatto, esatto. Brava Jenna che sale di livello. Forse levitazione ti serve per arrivare da quella parte e prendere l'altro Digin. Però l'uscita è già possibile. Ed eccoci dall'altra parte. Siamo quindi arrivati a un nuovo villaggio.